الولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. Quando io penso qualcuno che è venuto cercare una vita migliore, loro uccidono in questo modo e io non riesco a capire questo. Torna a casa da sua moglie e dalla figlioletta di 5 anni lasciati in Mali, Soumalé Assacò. Il giovane ucciso in un ex fornace di San Calogero nel Vibonese, in cui era andato con altri due compagni a raccogliere lamiere. Una delegazione dell'USB e della Tendopoli ne ha accompagnato il viaggio del feretro dall'ospedale Iazzolino di Vibo fino allo scalo internazionale di Lamezia Terme. La salma farà tappa a Roma e da lì ripartirà mercoledì per il Mali. Momenti toccanti quelli che hanno visto l'ultimo saluto a Soumalé. Sulla bara adagiata la bandiera dell'Unione Sindacale di base con cui il giovane ha lottato da attivista. Poi la consegna per l'imbarco tra le lacrime e la rabbia. Soumalé voleva tornare in patria, ma non così. Soumalé era un gran bravo ragazzo, era un militante USB, era uno che lottava sempre per i diritti dei suoi amici. Soumalé era un lavoratore, Soumalé era un combattente, Soumalé era uno che è venuto qua per lavorare, non per rubare, come qualcuno vuole dire. La prima persona che mi ha aiutato di cercare un posto per dormire è Soumalé. Fino ad oggi io sto con lui, fratello, amico, sempre, non è solo io, tutti. Tiziana Bagnato per la CNews 24.